si conclude stasera il ciclo storico delle manifestazioni di carattere culturale, musicale, artistico, organizzate dal Circolo Unione nel corso di oltre 50 anni di sua storia. E quindi è un momento di grande tristezza, affiorano tanti ricordi così forti, così impellenti, che è come se l'onda inarrestabile dei ricordi venisse sopraffatta da una marea in tempesta in cui si agitano appunto ricordi, sentimenti, episodi di vario genere che hanno costellato la vita del Circolo Unione. Una vita che ha inciso profondamente sulla storia cittadina, e infatti nel fervido progetto di mio padre, il dottor Salvatore Blasco, fondatore di questo circolo, questo doveva avere appunto la finalità di incidere sulla storia di Catanzaro, renderla sempre più degna di quella che poi sarebbe diventata, cioè una città capoluogo di regione. Ed infatti proprio dai locali del Circolo Unione sono nate strenue battaglie come quella per Catanzaro capoluogo di regione e come quella per l'istituzione della Università della Calabria, prima costituita grazie alla forte spinta realizzata da mio padre in Libera Università, poi in consorzio universitario e infine con il riconoscimento di essa da parte dello Stato come Università degli Studi Magna Grecia di Catanzaro. Quindi il Circolo Unione veramente ha operato nella direzione di rendere Catanzaro sempre più degna della sua tradizione e della sua storia. Stasera purtroppo si chiude dopo oltre mezzo secolo di attività. L'augurio è quello che un giorno possa essere rinverdita l'esperienza realizzata dal Circolo Unione per dare nuova linfa alla spenta vita cittadina, ed in questo senso che penso ci possiamo accomunare tutti nel rivolgere una grossa sollecitazione agli amministratori. Il Circolo Unione chiude i battenti e ci auguriamo che altre iniziative altrettanto meritorie possano sorgere in questa nostra amata città di Catanzaro. Sono tutti bei ricordi. Dal punto di vista culturale, la preparazione, il lavoro fatto per la regione, il capoluogo di regione, per la creazione dell'Università della Calabria. Per quanto riguarda le attività ricreative, i famosi bellissimi tornei internazionali di scacchi, dove abbiamo avuto partecipanti sin dalla Russia, Jugoslavia e poi tutto il resto, i matrimoni che si sono combinati e che si sono fatti perché eravamo tutti ragazzi, adesso siamo tutti quanti di una certa età. È mezzo secolo che questo circolo va avanti, è stata sempre la bellezza di Catanzaro, proprio era l'unico punto di riferimento dove la gente la sera stanca del lavoro veniva e si rilassava nelle nostre sale. Siamo sempre stati accoglienti e quindi cosa devo dire? I ricordi sono molti, l'emozione è grande, ma tutto finisce.